grandi sacrifici, occuparsi di queste bellissime vite, alleviando i sacrifici delle famiglie, sia qualcosa di meritorio, sia che provenga dalla maggioranza, sia che venga votato dall'opposizione. Per questo, sull'emendamento in questione e su molti altri, al fine di favorire una celere approvazione del provvedimento, noi voteremo contro, così come voterà contro la maggioranza, riconoscendo anche alla relatrice il lavoro, l'impegno che ha svolto su questo provvedimento affinché diventasse un testo non solo di una parte politica, ma un testo condiviso anche da chi occupa i banchi opposti alla parte politica che oggi lo difende. Grazie Presidente. La ringrazio, deputato Occhiuto. Adesso la deputata Di Vita, prego. Grazie Presidente. Allora io ne approfitto dell'invito della relatrice e rispondo punto per punto in questa, se vogliamo chiamarla, operazione verità. Tanto per cominciare, le accuse, le provocazioni di campagna elettorale possono tornare tranquillamente al mittente perché mi risulta che noi abbiamo votato contro questo provvedimento già in prima lettura mesi fa. Quindi le nostre critiche non escono fuori oggi dal cappello. Ma abbiamo partecipato ai lavori, abbiamo presentato degli emendamenti che in prima lettura sono stati anche approvati, quindi dal nostro punto di vista c'erano tutte le intenzioni per fare un buon lavoro. Dopodiché, ma chi è delle associazioni di familiari a cui fate riferimento che vi ha chiesto per favore istituite il trust perché senza il trust non sappiamo più come andare avanti? Cioè vorrei sapere se alle audizioni eravate presenti anche voi o se le abbiamo ascoltate solamente noi. Io vorrei sapere quale familiare, quale associazione rappresentante di persone disabili vi ha detto per favore, è 20 anni che noi in Italia aspettiamo questo trust senza cui non possiamo più vivere. Non c'è stato nessuno che lo ha chiesto, l'ha chiesto semplicemente qualche fondazione, di cui una riconducibile al Partito Democratico, il cui presidente è Enrico Sostegni, guarda caso. Quindi non ve l'hanno chiesto i Concluda. disabili, ve lo chiedete da soli. Grazie. Dopodiché concludo, se è possibile, dicendo che vi siete incartati su questa definizione di grave, semplicemente perché da 20 anni non stiamo seguendo la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Deve Sanità. concludere, deputata. E ho concluso, Grazie. sull'aggiornamento dei criteri di Grazie. accertamento dell'invalidità. La Grazie. ringrazio. Deputata Binetti e poi c'è il Presidente di Commissione. Prego, deputata. C'è un modo molto facile di affossare una legge e di affossare anche lo spirito stesso di quella legge. È quello che va sotto, come dire, l'allocuzione ti dirò di più. Se questa è una legge che è stata pensata per disabili gravi, è molto facile dire ti dirò di più, perché non tutti, non per tutti i disabili? Ti dirò di più, se questa legge prevede una serie di aiuti che in qualche modo lo Stato rende disponibile, perché non ci dimentichiamo che questa è una delle poche leggi che non sono a ISO risorse, una legge per cui è previsto uno stanziamento positivo, è facile dire ti dirò di più, perché solo tot e non il doppio di tot? Se questa è una legge che in qualche modo integra